No, questo dimostra come, per tornare al tema, del TAV, ci sia un aspetto ideologico che comunque prevale e ci sposta, sposta l'attenzione dal tema principale. Un governo, è vero, come dice l'onorevole Boldrini, deve fare sintesi, ma un governo, soprattutto un governo che è stato espresso a grandissima maggioranza dagli italiani, almeno per le due forze politiche che lo compongono, ha in questo momento un obbligo di cambiare. È un governo del cambiamento e quindi bisogna un po' adeguarsi a una realtà che è cambiata. Senti, Io sono siccome stato, sì, ma in pochi secondi, ero qui proprio in questa trasmissione con Fassino, abbiamo sì, fatto un che ha scritto anche un confronto, libro con che ha scritto un Chiamparino, no? Per libro spiegare i motivi del del sì SITAV, alla TAV. esattamente. Quindi è molto approfondito la questione. E ripeto, se noi continuiamo a raccontare che il Movimento 5 Stelle vuole bloccare i cantieri e le opere in Italia, cosa non vera, perché io ho mandato in maniera specifica i giornalisti e il mio giornale a cercare un qualunque documento, un decreto, un atto in cui si dimostri che il Movimento o il Ministro Toninelli Ha sta bloccato. bloccando una sola singola opera. Questo non esiste. Sulla vicenda TAV, quindi primo campo da liberare. Secondo aspetto, questo è un paese, non dimentichiamoci, dove è caduto il ponte di Genova. Non c'è un problema, come dire, di opere che vanno messe in manutenzione, c'è un problema di gravissima situazione di alcune infrastrutture e c'è un problema di distacco del paese che non è sopportabile. C'è un sud che non può stare, come dire, veramente ai tempi delle carrozzabili. E poi, infine, c'è un aspetto che è decisamente fondamentale. Noi abbiamo in questo momento, dobbiamo fare chiarezza, quell'opera. Il TAV è un'opera vecchia. Io sono stato l'estate scorsa a Rotterdam a vedere il porto dove è concentrata la grande logistica europea. Parliamo della politica dei Facciamo un porti porto italiani, ignorante, perché ma quella è un'altra sciagura. Guardo il presidente Buia, non ne onorevole parliamo. Gardini, io vorrei parlare Posso interrompere? No, con un abbiamo la dato, pubblicità tassativa, quindi perfetto, ma vi un devo dato. La tacitare. logistica Forza di cose. oggi riesce a comprimere i tempi che spendendo Certo. tantissimi soldi per quell'opera lì non si riuscirebbe a recuperare mai. Cioè il Allora, toppiamoci TAV è superato un da attimo, situazioni. poi Chissà che costa di torniamo, più non devo tornare farlo che dall'assessore farlo. Terzi, devo tornare da...